fissata per venerdì la scadenza per la consegna delle offerte per aggiudicarsi i lavori delle paratie. L'apertura delle eventuali buste avverrà la settimana prossima, il 18 settembre. Il bando, pubblicato all'inizio del luglio scorso, prevede 1030 giorni di lavoro e ha un valore economico di 13 milioni di euro. La gara è stata fatta con procedura europea e sono stati organizzati due distinti sopralluoghi durante i quali i potenziali interessati a partecipare hanno potuto visitare l'area di cantiere e rendersi conto della situazione. Se tutto procederà come previsto, il completamento del cantiere infinito delle paratie del lungolago di Como potrebbe essere nel 2022. I concorrenti sono chiamati a dichiarare che l'offerta è impegnativa e irrevocabile per almeno 12 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione, ovvero venerdì appunto. Del valore previsto, circa 12.600.000 euro è per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso e 400.000 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Nella valutazione, su 100 punti previsti, l'offerta tecnica potrà assegnare fino a 80 punti, mentre quella economica arriverà a 20. Parlando di bandi pubblici, la prossima settimana, il 16 settembre, scadranno anche i termini per presentare le offerte per la gestione di Villa Olmo.